Attenzione, Team Trote! Il nostro nuovo film, Mecco Trote il film, persi nel tempo, è finalmente disponibile al cinema! Che meraviglia! Correte a vederlo, vi aspettiamo! Ciao! Che caldo! C'è un caldo da morire! E questo sapete perché? Sapete dove ci troviamo in questo momento? Ci troviamo in Egitto! Avete capito bene? Siamo all'interno del tempio egiziano della nostra regina faraona Sofì! Attenzione, non ci troviamo soltanto in Egitto, ci troviamo nell'antico Egitto, dove c'erano gli egizi, dove c'erano i geroglifici, dove c'era la regina e il re. Proprio così, siamo sul set del nostro nuovo film, il terzo film dei Me Contro Te, persi nel tempo. E ovviamente, essendo che siamo persi nel tempo, siamo finiti in Egitto. Ed è tutto meraviglioso. Certo, la sacerdotessa è un po' strana, un po' pazza e ha pure un serpente. Cattivissima. Sofì, parla piano. Se dovesse sentirci e se arrivasse qui da un momento all'altro, sarebbe la fine per noi. Quindi non dire più queste cose. Assolutamente no. Però vi volevo mostrare il posto, perché è incredibile. Venite con me. Quello che state per vedere, infatti, è il tour del tempio egiziano. E voi del Team Trote, siete mai stati in Egitto? Beh, sì, magari alcuni di voi saranno stati in Egitto moderno, ma mai in quello del passato, nell'antico Egitto. Guardate qui, vi faremo vedere un sacco di cose bellissime. Intanto inizierei con farvi vedere le pareti. Non sono delle pareti normali, semplicemente pennellate con la vernice come quelle che abbiamo noi in casa. Sono delle pareti completamente scritte con dei geroglifici. Sapete cosa sono i geroglifici? Sono le scritture degli antichi egizi. Sono delle incisioni fatte sulla pietra con dei simboli. Guardate qui, io non capisco cosa ci sia scritto, però si può intuire, ad esempio questo qui cosa significherà? Beh, sembra mare. Il mare. Sì, esatto. E questo di qua è una specie di gabbiano, questo è un occhio. Secondo me c'è scritto guardare il mare, vedere un gabbiano e poi guardare lui e vedere che è cretino. Ma come lui è un cretin? Guarda, sinceramente non penso proprio che gli antichi egizi scrivessero nelle piramidi lui è un cretin. Ma tu che ne sai? Ti ricordo che io poi sono la regina d'Egitto. E quindi quello che dice la regina è giusto, assolutamente corretto. E guardate qui, un meraviglioso vestito. Io lo adoro. Ovviamente qui, essendoci molto caldo, bisogna a un certo punto sdraiarsi e godersi un po' di fresco. Le regine si mettono qui belle sdraiate comode e si fanno sventolare dalle schiave. Voi non sapete ancora chi sono i miei schiavi, ma vi dico solo che rimarrete a bocca aperta, stupiti! Farà troppo ridere! E quindi, mio caro Team Trote, io adesso mi metto comodo qui, e mi godo un po' di caldo e sole egiziano. No, lui, come vedete, infatti, c'ho già la camicina a tema. Senti un po', se la sacerdotessa ti vede qui, non so cosa ti fa. Di sicuro prende il serpente e te lo scaglia contro. Oppure chiama le guardie e per te la fine. O ancora, i coccodrilli, non saprei. Ok, allora guarda, mi alzo subito. Scappo, anzi. Non ho toccato niente, regina, se stai guardando qui, sacerdotessa, io non ho toccato proprio nulla, non mi sono mica coricato nel divano qua e dei servi, ecco. Continuando il nostro tour ci sono ovviamente le statue. Lui sicuramente sarà un parente del dio Anubi, non saprei. Ha in mano questa lancia, cos'è, una spada? E mette un po' di paura. Ma è una specie di uccello? Sì, e sembra quasi ci stia fissando. Ma continuando il nostro tour e allontanandoci dalla statua, potremo vedere tantissime altre cose bellissime. Qui ci sono poi delle gigantesche colonne, anche queste piene di disegni e geroglifici, cose che rappresentano l'Egitto. Infatti qui ci sono gli scarabei, che sono uno tra i simboli più importanti di tutto il mondo egiziano. E poi ci sono altre statue, cose strane appese, e delle piante, e un'altra statua molto bella che rappresenta lui. Tutto ok, guarda che qui è tutto d'oro. È molto duro l'oro. E oltre che essere duro, l'oro è costoso. E quello che rompi costa tanto. Quindi non rompere niente, grazie. Direi che continuo io il tour prima che tu distruggi tutto. Dicevamo, queste qui sono le sfingi. Come vedete hanno la faccia del faraone. E poi ci sono le zampe con le unghiette. E anche questa statua è d'oro, completamente fatta d'oro, che i nostri egizi hanno scolpito.
Poi, qui da questa parte c'è un vassoio, anche questo d'oro, con la caraffa e i bicchieri d'oro per bere della freschissima acqua. Perché, come sapete, in Egitto cosa c'è? C'è il caldo, caldissimo, c'è il deserto, c'è il vento, tutta la sabbia e il sole che brilla alto in cielo, altissimo, e che poi a contatto con la sabbia fa diventare la sabbia calda e quindi i piedi toccano caldo e poi il sole ti arriva e senti caldo, insomma, senti caldo, caldo, caldo. Per cui bisogna bere dell'acqua fresca, fresca. E io, credetemi, nel film ne bevo tantissima, litri e litri d'acqua, perché si muore di caldo. E poi per il finale abbiamo ottenuto la parte più bella del tempio, ovvero il trono d'Egitto! Oh, Sua Altezza, mamma mia, io sono un umile servo, un umile schiavo. E lì siede la regina. E quindi vado io, vado subito! Ci sono delle gemme e poi anche questo è fatto d'oro e c'è un cuscino comodissimo dove si sta davvero davvero bene, specialmente quando al tuo fianco hai i soldati che ti proteggono, qualcuno che ti dà della frutta fresca, qualcun altro che ti sventola e un gattone carinissimo. Ma guardate, questo gatto è gigante! È bellissimo! E tu, lui, adesso devi stare ai miei comandi. Fammi subito una foto. La tua regina ti ordina di scattarmi una fotografia. Ma come regina cacciofina d'Egitto? Già ti sto facendo il video, penso che possa bastare. Per me dovrei pronunciare uno scioglilingua. Sai per caso dire 33 trentini entrano a 30 trottrellando? È semplicissimo. 33 trentini entrano a 30 trottrellando. Beh, non hai proprio detto correttamente. Ma guarda Sofì, secondo me adesso dovresti scendere da questo trono, perché sì, nel film sei regina, ecco, però succedono anche tante cose e alcune molto spiacevoli, e quindi non ti consiglio di stare per troppo tempo lì sopra. Hai ragione, forse è meglio andare giù per un attimino. Ciao mio trono, ti saluto, è stato bellissimo sedere qui. Andiamo di là. E poi, come vedete, sotto il trono c'è anche questo sgabellino, perché le carciofine basse come me non riescono a sedersi molto facilmente in questa sedia così alta. Così hanno lo sgabello per poterlo fare comodamente. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, ovviamente poi in Egitto avrò un altro outfit, un altro trucco, altri capelli. Sarò perfettamente egiziana. La dovete assolutamente vedere. Ha un viso e una forma stranissima, praticamente uguale a Cleopatra. Anzi, praticamente uguale a lei. Ma cosa c'entra? Quello lì è un maschio, è il faraone. Ma come il faraone? Se tu mi hai detto che io somiglio un ragazzo. Ma no, che... Ma no, Sofì, non volevo dire che somiglio un ragazzo. Sì, volevo dire che somiglia a quella là del trono, al faraone, ma non nel senso maschio. Vabbè, guarda, lascia stare, ecco. Sì, sì, meglio lasciamo stare. Una cosa è certa, nel nuovo film Persi nel tempo, con me nel passato e lui nel futuro, vi divertirete un mondo, perché succederanno tantissime cose, tantissimi costumi, tantissime avventure, tantissimo, tantissimo. Qui è tutto stupendo e nel film lo sarà ancora di più, perché ovviamente non saremo soli, ma insieme a noi ci sarà anche Pongo, il vecchio saggio, Cherie, ma soprattutto ci sarà anche il signoresse e Perfidia. Ne vedrete delle belle. Quindi non ve lo potete perdere. Né contro te. Il film Persi nel tempo al cinema. E ora cliccate davanti a Sofì per vedere il video di ieri, mentre davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, ciao.